questi ultimi anni la Fondazione Manodori ha finanziato progetti presentati da diversi soggetti che operano nel territorio reggiano. Grande attenzione è stata data al sostegno del welfare e della salute pubblica, alla promozione della scuola e della formazione, alla cura dell'arte e della cultura. Grazie alla Fondazione Manodori, all'interno del progetto Welcome, è nata la cooperativa Impossibile. L'obiettivo principale della cooperativa è ridare senso a abitare in queste zone, appunto in una prospettiva di comunità. E siamo partiti in particolare qua in via Adua e in collaborazione con l'oratorio Don Bosco e la cooperativa Don Bosco a lavorare con i ragazzi del centro educativo che ha sede qui. Welcome credo che sia la volontà ancora forte di un ente importante come Fondazione di Manodori di rimettere al centro le persone, di rimettere al centro i cittadini delle proprie comunità, partendo da una lettura importante che è quella delle fragilità che ancora tanto oggi permangono nella nostra società e nelle nostre comunità di riferimento. Anche qui in via Turri, dove siamo in questo momento, la cooperativa di comunità Impossibile ha iniziato a operare. E siamo qui proprio di fronte allo spazio Raga, che è gestito dalla cooperativa Accento, che è uno dei 12 soci fondatori della cooperativa e dove abbiamo iniziato appunto a lavorare con i ragazzi che usufruiscono di questo centro ogni pomeriggio per raccontare il quartiere. Come Impossibile stiamo sviluppando una serie di attività. La polveriera in particolare ha la biblioteca, lo spazio civico, la biblioteca di quartiere e sta promuovendo un giornale di quartiere. La Fondazione Manodori è stato un partner importante per l'ematologia e per Grade, la fondazione che sostiene l'ematologia, in questi anni. È molto significativo che la Fondazione Manodori abbia appoggiato la sanità pubblica in tutti i suoi aspetti e quindi rivolgendosi a quella che è la parte più debole della popolazione. In particolare noi siamo stati felici di averli avuti come compagni di strada che hanno dato sostegno e hanno reso possibile la realizzazione di quelli che erano i nostri sogni. Cito soltanto i due più importanti, la costruzione del nuovo polo onco-ematologico che ci vede attivi in questa sede da 2 anni e l'acquisto della nuova PET che serve tutte le oncologie e ematologia della provincia per la diagnosi delle malattie tumorali. Il Trubim STX, la macchina che abbiamo, è una macchina portentosa, è una macchina molto veloce nell'erogare la dose ed estremamente precisa e questo la fa diventare una macchina ideale per fare radioterapia stereotassica. Radioterapia stereotassica è una forma di radioterapia molto concentrata, anziché fare tante sedute, 25, 30, 35 o più, se ne fanno poche, da 1 a 5, ad alta dose. Può essere fatto per malattie iniziali come un tumore del polmone, un tumore della prostata, ma può essere fatto anche per pazienti con malattia metastatica, quindi già diffusa. E questo forse è l'ambito in cui il Trubim ha prodotto i maggiori cambiamenti, proprio anche di approccio, di impostazione mentale verso la malattia metastatica, perché questi trattamenti
combinati in vario modo con le terapie mediche, con i farmaci più innovativi, quali gli immunoterapici ad esempio, ha davvero in tanti pazienti con malattia avanzata modificato il loro orizzonte temporale e anche migliorato la qualità di vita. Il contributo che la Fondazione Manuel Ori annualmente elargisce alla nostra scuola viene fondamentalmente speso per tutto quello che è la manutenzione della scuola, ordinaria e straordinaria, e per offrire una proposta didattica adeguata ai bambini e sempre moderna. Un'altra grande opera che abbiamo fatto attraverso questo contributo è l'apertura della sezione primavera. Mancava questo servizio da qualche anno e siamo orgogliosi di averla aperta, e con questo contributo abbiamo potuto arredarla, comprare giochi nuovi e accogliere 16 cuccioli che dall'anno prossimo speriamo continuino a essere fra noi. In questi anni di cambiamenti ne ho visti veramente tanto. È stato fatto questo magnifico prato dove i nostri figli adesso possono tranquillamente, insomma, correre, scorazzare e divertirsi. All'interno, in questi 7 anni, ad esempio, è stato messo il climatizzatore in quello che è il dormitorio, perché in giugno comunque c'è caldo in quella stanza. E sembrano cose piccole, però per noi genitori che mandiamo i bimbi in questa struttura, cioè, sono cose che ci fanno capire e ci fanno render conto veramente l'attenzione che viene usata sui nostri figli per farli star bene. E tutto quello che gli arriva come fondo, loro veramente le investono sempre meglio e sempre di più per quello che sono anche il loro star bene. Teatro mi fa capire come un attore, facendo determinati sacrifici o comunque immedesimandosi in un'altra persona, riesca a interpretare diversi ruoli, ma nonostante interpreti svariati ruoli riesce a rimanere in realtà la persona che è veramente. Lo spettacolo mi è piaciuto molto, soprattutto ho capito meglio la personalità di Oscar Wilde, un po' controversa, come spiegato anche dagli attori. A quanto pare non riesce a distinguere bene la realtà dal teatro, ma ci sta perché le sue opere sono realistiche e allo stesso tempo fantastiche. Sono, penso, delle bellissime esperienze andare a teatro, anche perché sinceramente va bene la TV, la televisione, i giornali, ma è un'opera teatrale, quindi con delle persone che attuano in modo comunque libero, sempre seguendo un copione, è comunque una bellissima esperienza. La scuola sia anche questa, e che molte volte un giorno a teatro può servire più di 2 ore di lezione a scuola. Il fatto di poterli portare fuori e di farli assistere a uno spettacolo in lingua originale li aiuta, e il mio invito è quello di andare più spesso a teatro possibile e utilizzare la lingua il più possibile. Il teatro è un modo di vedere praticamente quello che i ragazzi hanno studiato. Teatro e cinema permette loro di rendere vive le pagine che hanno fatto a scuola e vederle veramente forti, potenti nella loro realtà.